Amici di Extreme Hardware, benvenuti a questa nuova video recensione. Quest'oggi vi parliamo di smartphone ed in particolare di Asus Zenfone 3 Max. Asus aveva lavorato già davvero bene con la serie Zenfone 2, andiamo a vedere se con la serie Zenfone 3 questi smartphone sono ulteriormente migliorati o meno. Come al solito partiamo dalle caratteristiche tecniche. Le caratteristiche tecniche di Asus Zenfone 3 Max non sono nulla di particolare, ma sono un mix, a mio avviso, decisamente azzeccato, che riesce a garantire prestazioni più che dignitose ad un prezzo molto molto concorrenziale. La CPU è a marchio MediaTek, modello 6737M, quad-core 1.3 GHz, GPU Mali T720, abbiamo 3 GB di memoria RAM, 32 GB di memoria interna espandibile col microSD per altri 32 GB, 13 megapixel di fotocamera posteriore con tecnologia Pixel Master, 5 megapixel di fotocamera anteriore, batteria non rimovibile da 4130 mAh, display IPS, dimensioni 5.2 pollici, risoluzione 1280 in altezza, 720 in larghezza. Non abbiamo quindi un display Full HD, ma su queste dimensioni di schermo devo dire che si nota veramente poco. L'hardware è poi completato da un lettore di impronte che devo dire funziona davvero molto molto bene. A livello costruttivo, anche in questo caso si tratta di un dispositivo fatto decisamente bene, perché il materiale è sostanzialmente tutto metallo, tutto alluminio, abbiamo solo queste due bande in plastica, in quanto devono essere realizzate appunto in plastica perché in queste zone sono situati i moduli per la ricezione del segnale telefonico. Dicevo appunto, a livello costruttivo davvero un gran bel dispositivo, tutto in metallo, anche i tasti fisici sono in metallo, ogni connettore è messo secondo me nella posizione più appropriata. Devo dire che avrei preferito solamente lo speaker invece che sul retro, sul lato inferiore, perché ovviamente ponendolo sul retro, una volta che si poggia lo smartphone sul tavolo, la qualità audio va poi a degradare davvero davvero tanto. Comunque, per quello che costa, insomma, per 170 euro, davvero è un telefono assolutamente eccellente, a mio avviso assolutamente alla pari di quello che abbiamo definito poco tempo fa il best buy sotto i 200 euro, ovvero Xiaomi Redmi 4 Pro. È giunto il momento di andare a vedere quello che è il software di questo Zenfone 3 Max. Chiaramente abbiamo Android versione 6.0.1, l'interfaccia grafica è quella che ormai conosciamo benissimo, ovvero la Zen UI in versione 3.0. Il software di Asus, devo dire che come al solito è fatto veramente veramente bene, è addirittura forse fin troppo ricco, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta al mondo Android, potrebbe trovarsi un po' spaesato, in quanto ci sono davvero tante tante opzioni per configurare il dispositivo. Facciamo un salto veloce nelle impostazioni, giusto per farvi vedere che Asus ha aggiunto alcune voci personalizzate. Tra queste, le più interessanti sono quelle relative ai temi, ovviamente la schermata di blocco per personalizzare il funzionamento del sensore di impronta. Abbiamo poi la Zen Motion, ovvero la possibilità di configurare alcune gesture per controllare il dispositivo. Per esempio, possiamo bloccare lo schermo premendo due volte sulla barra delle notifiche e risvegliarlo premendo due volte sullo schermo spento. Poi andiamo a sbloccarlo chiaramente con il sensore di impronta. Per il resto non abbiamo particolari voci all'interno del menu delle impostazioni. Qui vedete molte app installate, gran parte di queste le ho installate io durante la prova, le ho lasciate installate anche per la video recensione. Ci sono comunque tante app anche preinstallate, anche se Asus ha un pochettino migliorato la situazione rispetto a quello che succedeva con gli Zenfone precedenti. Abbiamo alcuni giochi già preinstallati, mi viene in mente per esempio SimCity e anche Need for Speed. È chiaro che molti utenti potrebbero trovare queste applicazioni un pochino di troppo, chiaramente possono essere disabilitate o rimosse dalle impostazioni. Per quanto riguarda le prestazioni del dispositivo, bisogna dire che non ci si può lamentare. Proviamo per esempio con il browser e andiamo sul nostro sito. La connessione Wind purtroppo non è velocissima nella nostra zona, quindi bisogna un po'
accontentarsi. Comunque, come potete vedere, nonostante il sito sia abbastanza pesante e ci siano parecchie illustrazioni, parecchie immagini da caricare, la navigazione è assolutamente soddisfacente, non c'è alcun segnale di difficoltà. Apriamo ancora per esempio il sito dell'ANSA, anche qui sito molto molto pesante, vedete, pieno di immagini. In questo caso la navigazione è un pochino più lenta durante il caricamento della pagina, per il resto una volta che la pagina è stata completamente caricata e renderizzata, vedete, si può navigare all'interno della pagina attraverso il contenuto senza nessunissima difficoltà. Questa è l'esperienza utente che si ha sostanzialmente su qualsiasi sito sia un minimo anche ottimizzato per la fruizione attraverso dispositivi mobile. Andiamo a vedere invece quelle che sono le prestazioni con i giochi. Dunque, apriamo per esempio Real Racing 3, vediamo la velocità di caricamento, che verosimilmente non sarà velocissima. Infatti vedete che lo smartphone sta impiegando parecchio tempo per caricare questo gioco. Chiaramente abbiamo tagliato il caricamento, bisognava ancora attendere qualche secondo. Andiamo semplicemente a fare una gara per farvi vedere quelle che sono le prestazioni di questo smartphone, soprattutto a livello grafico. La risoluzione non è Full HD, quindi la GPU non è stressatissima come accade per altri dispositivi. Però comunque si tratta lo stesso di un gioco molto esigente da un punto di vista grafico, però come vedete non si notano particolari incertezze durante l'utilizzo di Real Racing. Insomma, tutti gli altri giochi che troviamo sul Play Store più o meno hanno le medesime prestazioni, ovvero assolutamente soddisfacenti per l'utente medio. Chiaro che chi vuole prestazioni da top di gamma deve rivolgersi ad altri dispositivi, ma è ovvio che chi cerca appunto prestazioni di alto livello non va a tenere in considerazione uno smartphone da 170 euro quale suo potenziale acquisto. Facciamo un salto invece a parlare della fotocamera. La fotocamera è caratterizzata da un'app che secondo me è davvero ben fatta, app analoga a quanto c'era già su Zenfone 2, quindi coloro che già hanno utilizzato un dispositivo Asus sanno benissimo di che cosa sto parlando. Ci sono moltissimi parametri configurabili oltre alle modalità predefinite, vedete abbiamo tutta una serie di impostazioni che saranno anche ben gradite da coloro che amano settare le funzionalità appunto della fotocamera. In ambito multimediale abbiamo ancora la galleria, anche qui potete notare come le prestazioni del telefono siano assolutamente sufficienti per gestire, per navigare attraverso tutte le foto della galleria senza la minima difficoltà. Anche la navigazione attraverso l'app drawer non ha la minima incertezza. Certo, la CPU MediaTek non è a livello dei top di gamma, però comunque nel complesso l'utente medio si troverà assolutamente a suo agio durante l'utilizzo di questo dispositivo. Per quanto riguarda il display, abbiamo già detto risoluzione HD 720x1280, non si arriva al Full HD, ma le immagini sono assolutamente godibili. Gli angoli di visione sono davvero molto molto buoni, ve li facciamo vedere, vedete che lo schermo rimane comunque leggibile, i colori non vengono snaturati per nulla a mio avviso. La luminosità è buona sia a livello minimo, in modo da non accecarsi al buio, sia a livello massimo. La gestione automatica sempre della luminosità funziona abbastanza bene, ma è caratterizzata da un pochino di inerzia nell'adattamento. Questo è un difetto, tra virgolette, che ho riscontrato anche su un paio di altri tablet di Asus, quindi è sicuramente un settaggio relativo alla Zen UI, quindi al sistema operativo, non è un difetto di tipo hardware legato al sensore. Parliamo adesso di batteria 4130 mAh, quello che dovrebbe essere davvero il punto di forza di questo dispositivo. Lo è, ma non troppo, perché diciamo che non vengono mantenute quelle che erano le prestazioni offerte in passato da Zenfone 2 Max. Questo perché l'hardware
è comunque un pochino migliorato nel complesso, quindi le prestazioni generali sono assolutamente superiori, la fluidità del sistema, dello smartphone durante l'utilizzo è assolutamente preferibile in questo caso rispetto al vecchio Zenfone 2 Max, però la batteria ne risente un pochettino. Bisogna comunque intendersi, si arriva tranquillamente a fine giornata in qualsiasi caso, anche in caso di utilizzo davvero davvero intenso. Nel caso in cui si faccia un utilizzo medio-basso del telefono, si fanno senza problemi 2 giorni, però ecco, durante la nostra prova non siamo mai riusciti ad arrivare oltre i 2 giorni. Si arrivava a sera del secondo giorno generalmente con un 15-20% di carica residua. Di conseguenza, appunto, arrivare a 3 giorni completi diventa dura, a meno che non si abilitino i vari risparmi energetici. Vedete, come al solito, la Zenui è disegnata davvero molto bene. A questo proposito, si possono configurare in una maniera estremamente dettagliata e precisa tutte le varie impostazioni per quanto riguarda il risparmio energetico delle applicazioni. Abbiamo parlato sostanzialmente un po' di tutti quelli che sono gli aspetti di questo dispositivo. Spero che la recensione sia stata sufficientemente completa ed accurata per valutare bene i pro e i contro di Asus Zenfone Max. A nostro avviso si tratta di un telefono assolutamente ben progettato, ben realizzato, con un ottimo software, forse addirittura troppo ricco per chi si avvicina per la prima volta all'ecosistema Android. Secondo me è assolutamente tra i migliori 3 dispositivi nella fascia tra i 150 e i 200 euro. Per questa recensione è tutto, se avete dubbi o domande potete porcele sul nostro forum o attraverso i commenti.